scaffali carichi di vino. Una ruota. Una situazione particolare. E 5 minuti di tempo per scegliere le etichette giuste. Ma occhio a non superare il budget. La cifra ammonta a... Ogni giorno un signor vino. La sfida dei Wine Blogger. Signor Vino è un negozio specializzato in vini italiani dove è possibile comprare, degustare, bere un calice o una bottiglia allo stesso prezzo dell'asporto. Una selezione di oltre 1500 etichette di vino 100% italiano, prodotti ricercati e di qualità, venduti al prezzo di cantina, con punti vendita presenti nelle più suggestive zone delle principali città italiane. Il personale giovane e qualificato riesce a consigliare il vino perfetto per ogni occasione ed esigenza. Ed è proprio Signor Vino a lanciare la sfida a giovani blogger di successo nel panorama vinicolo italiano. L'esperto sommelier Cristiano Cini è in viaggio nei negozi del brand per incontrare i popolari concorrenti. Sarà lui a giudicare la prova del blogger a cui verrà assegnato un punteggio per abbinamenti, originalità e budget. Ma soltanto chi rispetterà tempi e spesa consentita potrà portarsi a casa il vino. Al fianco dei blogger ci sarà il Wine Specialist, presente in ogni negozio Signor Vino, che con professionalità e gentilezza sa guidare i clienti alla scelta del vino giusto, siano essi esperti, semplici appassionati o sporadici consumatori. Oggi con noi ci sarà Maria. Si definisce una sommelier atipica. Per lei il vino va condiviso, gustato, senza analizzarlo troppo. Segni particolari? Alta, occhi verdi, un bel sorriso ed innamorata del vino italiano. Rifiutereste mai un suo consiglio? Oggi Cristiano è arrivato a Milano, capitale del business, della moda e del design in Italia, precisamente nello store di Signor Vino in Via Dante. L'emozione del Castello Sforzesco prosegue all'interno del negozio. 500 metri di locale con sala privata, dove sperimentare una formula giovane e divertente di scegliere e degustare il vino, lontana dalle troppe formalità che spesso circondano questo mondo. Oh, Maria, ciao! Che ciao. Bello rivederti! Ciao, Cristiano, tutto come bene? Stai? Benissimo, ben trovato! Bene, bene, da un sacco che non passi da qua! Lo so, è colpa mia, però sono contento di venire a trovarti, ma soprattutto mi sono goduto Milano. Ho fatto due passi, 5 minuti Duomo, Castello Sforzesco. Mica male qua. Dai, si respira bene. Bello, bello. E poi sono contento, perché insomma, l'altra volta mi sembra che qualche giorno fa ho incontrato Andrea, devo dire che insomma la figura del Wine Specialist è nettamente migliorata, questo mi fa piacere. Teniamolo per noi, non lo diciamo a Andrea. Ci stiamo evolvendo, dai. Vabbè, che facciamo qua oggi? Oggi qua facciamo un po' di giochi, facciamo qualcosa di diverso. Benissimo, diciamo. E con chi giochiamo? Verrà Saverio Russo. Wow, grandissimo Saverio. Sì. Beh, allora aspettiamo pure Saverio. Andiamo a berci una bollicina intanto. Vai, ti seguo, fammi strada. Oggi sarà una giornata un po' particolare, in quanto faremo un gioco con Saverio Russo, che è un wine blogger molto conosciuto e molto seguito, quindi ci sarà da divertirsi. Questo passa la vita per cantine, 6.000 post al giorno su Facebook, questo è bravo. Ospite della puntata, Francesco Saverio Russo, founder di The Wine Blog Roll. Oggi in Italia, se parliamo di vino e di comunicazione, il suo nome è fra i più influenti del web. Sempre mosso da un'etica rigorosa ed una filosofia comunicativa innovativa, scopriremo se Saverio saprà cogliere la sfida e magari farci scoprire qualche vino speciale. Questo posto è incredibile, Maria, ma qua cos'era, una fabbrica? Che situazione era? Era un forno.
Addirittura. C'era una pasticceria e adesso dalle pastine al vino. Ai vini passati. E anche dolci. Esatto, ai dolci. Oh, ciao. Ben arrivato. Ciao. Ben trovato, un piacere vederti. Ben arrivato. Sono Francesco Saverio Russo di Wine Blog Roll. Sono un wine blogger, anche se non mi piace tanto definirmi così, perché non amo molto le etichette, a parte quelle del vino. Noi eravamo qui con Maria, due chiacchiere, un aperitivo. Volentieri. Ci siamo permessi nell'attesa così di ingannare ci il tempo. Un brindisi, una bollicina. Insieme. Benissimo. A te. Ex forno, messo in questo senso di moderno, vissuto, caldo, accogliente. Bello, mi piace molto. Location numero uno. Bene. Saverio è arrivato. Ma siamo ci qua. Saranno delle sorprese. Di che tipo? Io so che c'è una ruota colorata, che non è una ruota di un'auto da cambiare, quindi non è lavoro fisico. Oggi parleremo di vino, giocheremo con il vino, gireremo questa ruota. Dovrai tirare la ruota. Ok. Sai uscire fuori. Vediamo. Non lo so, io compro una vocale. Ok, andiamo a comprare. Andiamo a scoprire il gioco. Il mio compito sarà quello di guidare Saverio nel conoscere il negozio. Il viaggio tra le varie regioni per le sue scelte. Mi fa sempre piacere quando ci sono attività che rispondono anche un pochino a quella che è la mia voglia di comunicare il vino. Oh, eccoci qua alla ruota, lo strumento che preferisco. Questa non te l'aspettavi? No, assolutamente no. Vedi, cose simpatiche scritte, tutte situazioni, direi, no, Maria, facili. Sì, tranquillo. Sì, dai. Adesso ci divertiamo. Vediamo, dai. A te l'onore di girare la ruota. Vai tranquillo. Vai. Oh! Regali scomodi. E qui ti ci voglio, perché adesso vediamo. Noi lo castighiamo duramente. Adesso anzi. Situazione che non volevo. Una situazione scomoda. Mo lo pettino io. Allora, come funziona? Situazione, oggetto, regali scomodi. Ok. Facciamo così, quattro vini che dovrai scegliere per quattro situazioni differenti. Quindi un vino a situazione. La prima, devi fare un regalo a quel simpatico del tuo suocero. Fai te. Ok. Secondo, chi potremmo impegnare? Vediamo un po'. Il tuo capo, simpaticissimo. Secondo non regalo. Avuto, ma proviamo. Terzo, pensa, allora, si sposa quel simpatico del tuo amico che non vedi da 10 anni, quindi non sai più chi è, dove sta, cosa fa, ma ti ha invitato al matrimonio. Regalo scomodo. Va benissimo. Quarta, concludiamo. Questo mi viene naturale. Chi meglio di te potrebbe fare un regalo ad un wine blogger? Cioè, questo mi piace. Questo è perfetto. Pesca, perché ci vuole quattro okay. vini. Pesca bene. Maria, fai la brava, perché il budget deve essere... Cioè, se capita basso, siamo finiti. Quattro difficile. Vini. Apro. Quattro. Vai, apri. Scavicchio, apri. Oh, vai, dai, forse ce la possiamo fare. Dai. 100 euro, ma 100 euro. È già qualcosa. Però le situazioni sono impegnative. Matrimonio, vediamo. Capo, suocero. Ho già qualche idea. Voglio vedere cosa tira fuori. In realtà 100 euro sono tanti, in assoluto, no? 100 euro sono un bel po' di soldi, quattro bottiglie di vino, poi uno si diverte a comprare. Però è la situazione, no? È l'oggetto del contendere che ti mette mica tanto bene. Già con 100 euro riesci a fare quattro regali di quelli abbastanza importanti. Dai, poteva andarmi peggio, almeno ho un budget di 100 euro e per quattro vini, per me che cerco sempre nicchie o comunque vini con un alto rapporto qualità-prezzo, dovrebbe essere un pochino più facile. Vabbè, io a questo punto vi lascio, voi andate, fate quello che volete nel negozio, scegliete, divertitevi. Io okay. Poi, anzi, noi ci ritroviamo alla fine. Vabbè. Ok, noi andiamo benissimo. A fare un giro a voi. Per andiamo. Le regioni. Dimenticavo ragazzi, 5 minuti di tempo, solo 5 minuti. Eccoci qui, siamo nella nostra selezione di bollicine metodo classico. E poi andando avanti scoprirai le altre regioni, come ad esempio l'Alto Adige, il Piemonte, okay. Friuli, se vuoi qualche bianco un po' più profumato. Okay. E adesso mi sposterei a farti vedere anche altre zone, visto che abbiamo tutte le regioni. Va benissimo. Qui. Ok, qui vedo qualche bottiglia. Interessante, vedo tante bottiglie che conosco, dei Brunelli. Quindi ci conviene che... andare avanti a vedere il resto del magari negozio. Torniamo dopo e qualche bottiglia la porto con me. Va bene. Nel ritorno.
qui l'importante è muoversi bene, perché la scelta c'è. Vediamo come andrà, spero di riuscire a star dentro al budget. Ascolta, ma è possibile assaggiare qualche vino prima di scegliere? Sì, certo, però ti ricordo che poi hai 5 minuti di tempo, quindi... Va benissimo. Però comunque, se ti interessa anche da portare a casa, ci sono delle etichette già in frigo, okay, quindi le porti già fresche, insomma pronte allo stappo. Bene. Allora andiamo. Ti porterei a vedere il centro-sud. Ok, mi sento già a casa perché vedo le mie Marche e tante regioni che conosco molto molto bene. Ok, mi sono fatto già un'idea per un regalo. Già un'idea? Sì. Bene, allora adesso parte il tempo, okay. Hai 5 minuti per scegliere le tue 4 bottiglie. Proviamo, per i dai, regali. Proviamo. Adesso vediamo perché sono un po' indeciso. Poi c'è il vincolo del prezzo, che è la cosa forse più complessa. Via, 5 minuti da adesso, eh? Vediamo un po' come se la cavano tra questi scaffali sti ragazzi. Qua, visto che è partito il tempo, okay, hai già un'idea con che cosa partire? Sì, io partirei con lo sposo. Ok. Visto che si festeggia qualcosa di importante, più o meno, poi vediamo come andrà il matrimonio. Partirei con una bolla, rimaniamo sul classico. Forse per rientrare nel budget e per avere un vino comunque di qualità e che possa anche durare nel tempo, andrei su Berti, che è una cantina storica della Franciacorta, una delle poche avere ancora vigne abbastanza vecchie, conduzione biologica. Francesco I credo che sia un vino con forse il miglior rapporto qualità-prezzo, metodo Franciacorta, perché ormai non possiamo più chiamarlo metodo classico. Base Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero. Credo che per festeggiare l'inizio di una vita insieme ci possa stare, dai. Sì, sì. Il regalo allo sposo che non vedo da 10 anni, sai, ti mette sempre un pochino in crisi. Ok, allora te la prendo io questa. Ok, intanto. Grazie. Ti mettiamo a posto questa. Andiamo. E proseguiamo. Sì, andiamo che il tempo con scorre. Il secondo. Sì, dai. Anch'io avrei scelto la stessa cosa, perché comunque gli sposi richiamano festa e la bollicina ci sta. Ok, andiamo con la seconda? Sì. Allora, vediamo, Piemonte, sì, dai, una bottiglia piemontese la dobbiamo mettere perché... Un rosso o un bianco? Allora, perché... sempre per fare gli unconventional direi di scartare i rossi, anche perché scontenterei qualche produttore che conosco molto bene. E andrei su un bianco particolare, su qualcosa di non territoriale a livello di varietale, ma che secondo me invece esprime la forza di un terreno e di un territorio che può dare buoni risultati anche con un vitigno internazionale come il Riesling, renano in questo caso. Andrei sull'Erzo di Ettore Germano. Ok. Eccola qua. Ok, vediamo se è lei. Sì, è lei. Riesling di livello, Piemonte, grande boccia, grande scelta. Poi qua guarda che il tempo scorre, quindi ci dobbiamo muovere per il terzo regalo. Okay. Allora, Toscana sì, per forza di cose, dai. Abbiamo fatto Piemonte, io vivo in Toscana da un po', quindi bisogna... Per chi è il terzo regalo? Abbiamo detto sì, penso, facciamo questo ipotetico suocero, dai. Ok. Sì. Andrei su... no, il Brunello... Col Brunello non ci sto, anche se siamo alla terza bottiglia potrei usare un pochino. 2 minuti, solo 2 minuti, sì, ancora sono al terzo vino, vabbè. Wow, mi sembrano lunghi questi baloni. Dai, aiutami un pochino. Attenzione che dopo devi prendere anche la quarta. Aiutami un pochino. Quindi piuttosto, se mai ti faccio assaggiare qualcosa, scegli, fai una sorta di scelta e intanto te la vado si a preparare. Andare, sono un pochino indeciso. Sai che oserei addirittura un Chianti classico, però dobbiamo andare sulla purezza. Vedo, dai, il Chianti classico di Felsina, però magari assaggiamolo, perché quest'annata ancora non ho avuto modo di assaggiarlo e vorrei essere sicuro, perché sai, i suoceri sono sempre abbastanza esigenti. Sì. Quindi. Allora io ti farei andare a scegliere il quarto vino, okay, e intanto te lo vado a stappare, okay, così lo assaggi. Va benissimo.
scelta la seconda e la terza, adesso manca la quarta bottiglia. Quindi il gioco si fa un po' più interessante e bisogna stare attenti a guardare il budget. Vedremo che cosa sceglierà. Nell'attesa di assaggiare il Chianti, dobbiamo andare sul quarto vino. Ok, e ovviamente io non posso non scegliere un vino della mia regione di origine, che sono le Marche. Andrei ovviamente sul Verdicchio, che non me ne vogliano gli amici di Matelica, ma... Quindi qua puoi giocare in casa. Sui castelli di Jesi, facendo un po' mente locale, forse potrei anche usare con il prezzo. Allora, 50 secondi, l'ultimo vino, va, vediamo, non so. Collega Wine Blogger sarà, qua è difficile, eh. Sarà un bel rompiscatole, sicuramente. Adesso, a parte gli scherzi, ma devo scegliere bene. Vado a colpo sicuro, io scelgo il Villabucci Riserva 2013 perché è un vino che amo, di una cantina che secondo me ha segnato la storia in positivo del Verdicchio e devo prendere questa per forza. Quindi vai diretto su quello. Sì, sì, a costo di sforare il budget, ma sì, scelgo questo. Benissimo, allora ti porterei ad assaggiare... Andiamo. Visto che siamo gli sgoccioli. Ampelio Bucci, un monumento del vino italiano. Quindi qua abbiamo gli ultimi secondi per assaggiare il vino, okay. E per prendere la decisione definitiva. Sì, dobbiamo confermare, okay. Dai, vediamo. Esatto, vediamo se confermi. Sono quasi sicuro sul vitigno, era un pochino indeciso sulla bottiglia anche per un discorso di prezzo, ma ragionandoci un po' secondo me ci siamo. La bottiglia va bene. Tra le mie scelte non potevo non contemplare un Sangiovese, perché vivendo da quasi 10 anni in Toscana e amando questo vitigno, che poi è il vitigno più coltivato in Italia, non potevo non metterlo. Il suocero dovrà metterla un pochino in cantina, perché secondo me questo è un vino da far affinare un po' in bottiglia, ma va bene, io confermo, dai. Quindi decisione presa? Sì, sì, me lo bevo. È la tua risposta definitiva? L'accendiamo. Okay. Tra suocero, amico che non vedevo da tanti anni, e ancora di più collega wine blogger, le difficoltà erano molte. Allora, se vuoi vai pure ad accomodarti e puoi tranquillamente degustare il tuo calice. Okay, intanto vado a vedere quello che hai combinato. Va benissimo. 2, 1, stop, 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 tempo terminato, stop, stop. Allora, siamo arrivati al dunque, Maria. Com'è andato, Saverio? Beh, è andato bene. Secondo me ci stiamo dentro. Vini giusti. Al budget, sì. Ha scelto, beh, bella scelta. Bella fetta d'Italia, direi, niente sì. Male. Però adesso noi dobbiamo vedere se è rientrato nel fatidico budget. Qua si fa la prova del 9. Prego, vediamo. Prego, andiamo, prego. Dal primo. Ok. Ok. E Riesling, finiamo con il Riesling. Ok, ce l'avrà fatta? Scriva lei. Scrivo dottoressa, scriva adesso. Lei. Vediamo. Io comunque ti dico una cosa, i vini non sono male, eh. I vini ci piacciono, eh? Vabbè, Saverio, bravo. Sì, dai. Io... C'era bisogno di... Sono dei bei regali. Hai scritto? Scritto. Scritto? Sì, puoi aprire la busta. Non diciamo niente, questo è un segreto che rimane tra di noi e rimarrà tra di noi, perché finiamo qua, no. No, no, dai. Dai, adesso dobbiamo andare da Saverio e comunicargli il risultato, eh? Esatto. Siamo pronti? Andiamo, andiamo. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo da Saverio. Andiamo. Eccoci qua, eh. Ah, ti vedo bello rilassato, con l'assaggio. Maria, accomodati. Io so, quando ho il calice in mano. Adesso il momento di rilassatezza finisce qui, caro amico mio, perché adesso arriva il momento del verdetto. Attenzione, attenzione. Quindi io qua ho il fatidico bigliettino. Ho sforato di sicuro. E non so. La prova non era semplice, perché 5 minuti di tempo ed è veramente poco, troppo poco in un mare di vino così, è troppo troppo poco. Che quindi non era così semplice. Budget di Maria? 100 euro. Preparatissima, Maria, preparatissima. Perfetto, ce l'avrà fatta? Ce l'avrà fatta? Speriamo, dai. Vediamo un po', allora. Ce l'avrà fatta, diciamo? Saverio? Non lo so, dai. Diciamo insieme, dai Maria. Il tuo budget era di 100 era euro. La tua spesa è stata di? 97,60. Cioè, grande Saverio, hai la mia stima assoluta. Sei stato un grandissimo. Mi abbraccio da solo. Ce l'hai fatta.
Perfetto, ce l'hai fatta, bravo, complimenti. Però vabbè, sappiamo che mastichi di vino. Per uno che non scrive tuo, di prezzi, però quindi, vabbè. È andata bene. 3 euro di avanzo, 97 euro. Pensavo sì di rimanere entro il margine, ho cercato di non sforare, ma andarci così vicino è stata una sorpresa anche per me. Alla fine ha tenuto una media perfetta, ha scelto la qualità con un occhio al prezzo, bravo. Prova superata e Saverio ha vinto, anche le 4 bottiglie di vino scelte. Saranno tue, te le porterai a casa, le godrai come vuoi, no, assoluto relax. Le stapperemo qui insieme. Oh, ecco, guarda. Ancora cioè, meglio. È un ragazzo intelligente e mi sta anche simpatico, perché da solo, senza aiuto alcuno, nessuno ci ha invitato a. Senza suggerimenti. Quindi noi verremo, tu facci sapere giorno, data, luogo, e noi saremo lì presenti. Va benissimo. E poi, giusto per chiudere questa puntata, questa giornata divertente, della quale vi ringrazio tutte e due, ci saranno delle valutazioni che saranno mie e vedremo come andrà, ok? Ok, benissimo. Tanto io vado a prendere un cavatappi perché ero rimasto indietro di una bottiglia prima. Okay. Voi aspettatemi pure qui, eh. Ciao. Una prova da manuale. Saverio è stato fortunato con il budget di 100 euro, ma doveva comunque pensare a 4 regali scomodi per 4 situazioni differenti. In 5 minuti è riuscito a mettere alla cassa splendide etichette, molto diverse fra loro e tutte particolari e interessanti. Un intramontabile Franciacorta, un Chianti di carattere, un signorile Verdicchio Riserva e un elegante Riesling. Per questo Cristiano non ha potuto fare a meno di assegnare il massimo punteggio in ogni campo. 5 bottiglie per la creatività, 5 bottiglie per l'abbinamento e 5 per il budget, gestito in maniera ottimale. Il totale è di 15 bottiglie. Adesso la sfida per gli avversari si fa più dura che mai. Riuscirà qualcuno ad eguagliare Saverio?